Salve a tutti, sono Giulio e vi do il benvenuto nel mio canale. Oggi ci sarà il Click Day per il Bono Mobilità 2020. Il sito del Ministero dell'Ambiente ha creato questo sito, che potete vedere, buonomobilità.it, dove hanno inserito un diagramma con i soldi residui. Si entrerà in una sala d'attesa virtuale. Dopo alle 9:30 verrà assegnato un posto in coda. Vediamo se tutto funzionerà correttamente e se i server sono adeguati alla situazione, perché mesi fa con l'INPS ci fu un blocco totale di tutto il sito, proprio perché l'accesso era elevato. Vediamo se anche qui succederà la stessa cosa. Non è che sia tanto ottimista. Comunque io non ho nessuna fattura da scaricare, diciamo, dove recuperare i soldi, perché io i soldi ancora non li ho spesi, non ho comprato ancora niente. Volevo comprare una bici, ma ho sempre atteso questo momento. A me interessa il bonus mobilità, quindi se riesco a prenderlo avrò tempo fino al 31 dicembre per utilizzarlo. Ora sono le 8:31, 32 adesso, del 3 novembre 2020, e 5 minuti prima delle 9 mi ricollego e vediamo la situazione. E rieccomi. Sono sempre qui. Adesso mancano poco meno di 3 minuti, quindi registro tutto, vediamo come va. Ecco, ho provato a riaggiornare, però per sicurezza, anche se qui i dati ce li ho in automatico e qua non mi ricordo, provo ad aprire lo stesso sito sull'altro browser. Non si sa mai. Siamo vicini, anche perché ci sta mettendo più tempo per aggiornare. Il cellulare mi dà già le 9, quindi sono le 9, ok. Figurati se la cosa fosse stata reattiva. E a te pareva staranno sistemando il sito in modo da inserirlo, oppure c'è troppa gente. Sono due le cose, perché io la linea ce l'ho, quindi infatti è impossibile raggiungere il sito anche sul tablet. Te pareva. Sono le 9:03.
Da tenere presente che io non ho neanche la fibra, quindi magari è tornato attivo il sito, ma è come prima. Non vedo ancora modifiche. Anche riavviandolo ancora niente. Ci hanno messo tipo 12 minuti per farlo tornare online, ma non ancora niente. Ministero dell'Ambiente non funziona. Ancora. Vediamo di riaggiornarlo. Eccolo. Accedi, l'ho già messo. Anzio, conferma. Eccoci qua, purtroppo ho avuto problemi col computer, come avevo previsto, corrente, quant'altro. Ovviamente non mi si apriva, si è aperto, non mi si è aperto. Questa è la situazione. Era andato anche in pausa prima, o meglio, ero arrivato, ne avevo un 300.000 e qualcosa, non mi ricordo, avanti, poi non lo so, si è staccato. L'ho dovuto riaprire, ma... Vediamo se questa si muoverà, ma ho qualche dubbio in proposito. Vabbè, vedremo, lascerò acceso il computer, vedremo più tardi a che punto saremo. Ecco, ha cominciato a scendere la coda. Sono le 10:51. Probabilmente, boh, si è sbloccato qualcosa. Staranno lavorando, non lo so. Comunque penso che l'attesa sia molto lunga, io tanto il computer lo lascio acceso e vediamo più tardi come va. Sono le 11:32 e siamo arrivati a 369.000. Oh, adesso proprio è cambiato. 367.367. Adesso sto controllando su un'altra linea. Per vedere se uno si collega adesso a quanto stanno, se funziona. Vediamo un po'.
ora, se uno si collega in questo momento, la coda è di 517.276 persone, 11.34. Purtroppo a me non ha funzionato all'inizio, sono stati problemi, altrimenti non sarei a questo punto. Non dico tanto, ma magari ne avrei solo un 100.000 avanti. Boh. Vabbè, mi ricollego dopo. Si sono fatte le 13.45 e siamo a 165.908. Se vi andate a attualmente il plafond residuo rimasto è 198.536.983,56 euro. Se provate a collegarvi adesso, io adesso sto provando sul cellulare che utilizza un'altra linea, perché se lo fate sulla stessa linea rischiate che si blocca quella precedente. Vediamo quanto stanno. 459.143 in coda. Magari può essere che chi si collega stasera avrà la coda libera. Vabbè, ormai ci sono, tanto vale terminare questa coda sperando che non si blocchi qualcosa. Perché i soldi, ho fatto il calcolo, anche 500 euro a testa, proprio a livello teorico, un'ipotesi, perché la maggior parte della gente non è che ha 500 precise. C'è chi ha 300, 400, 200, 100, magari uno ha preso solo un monopattino da 300 euro e gli danno il 60%, quindi i soldi non so se basteranno proprio per tutti tutti, però almeno per chi ha già comprato la bici probabilmente riuscirà a riavere i soldi, almeno il 60%, e chi vuole il bonus magari ce la fa pure, vedremo. Vabbè, mi ricollego più tardi e vediamo. Sono le 14.48 e ci siamo quasi. Ecco, prova adesso è scattato. 7.000 davanti, vediamo un po'. Eccoli, siamo vicino allo scatto. Eccoci. Ok. Richiedi il buono. Speed. Dai su, mannaggia la puttana, non è possibile. E te pareva. Dai. Che è talmente lento che scade l'OTP.
Mannaggia la miseria. Dai, forza. No, non è possibile. Dai, cazzo. Ma dai, ma per favore, mannaggia la miseria. Fra un po' scade tutto. Entra, veloce. Perfetto, continua. Devi acquistare Genuvona. Sei sicuro? Conferma. C'è una categoria. Veicolo per mobilità personale. Elettrica. No, io. Ah, pedalata assistita. Con telaio tradizionale. Dichiaro il valore del bene. 999. Santa categoria. Pedalata A. Conferma fascia. C'è un buono omaggio, categoria, bicicletta pedalata assistita, genera buono. E conferma. Facciamo anche questo sondaggio. Tanto ormai ce l'abbiamo fatta. Ok. Urbano, ok, abitualmente. Bicicletta pedalata assistita con telaio tradizionale. Andrà al lavoro. Una settimana. Che non ci vado. Voglio provare a rientrare. Vediamo se con un altro browser. Così per curiosità. Dalla parte opposta sul tablet, sull'altra linea sono a 77.399. Ecco. Plafon residuo 190.000, ma diciamo che ce ne stanno abbastanza secondo me. Rimetto il comune. Accedi, registrati. Ok, giustamente si era accorto. Vediamo quanto stiamo. Azz! Stranissimo. Qui risulta 612.000 avanti. Sul tablet avevo 100.000 fino a 10 minuti fa. Incredibile. Qualcosa
cosa non mi torna. Comunque, io ho fatto. Allora, adesso che ho fatto il buono mobilità, stavo guardando dove potevo spenderlo. Volevo prendere su Decathlon la bicicletta, solo che sul sito della Decathlon c'è scritto, guardate, ora vi faccio vedere. Gentile cliente, ti informiamo che il bonus mobilità è utilizzabile in tutti i nostri negozi e per acquisti online fatti dal punto vendita. Quindi online non si può mettere il codice. Allora mi sono detto, ok, fammi andare a vedere su internet cosa c'è. Ho provato a scrivere su Google utilizzare bonus bici su Amazon. Sono andata, mi ha trasferito in questa pagina. Allora, vuoi acquistare un prodotto di donna a partire dal 3 novembre, cioè adesso, utilizzando il bono mobilità. Genera il buono, convertilo in un codice Amazon di pari valore e utilizza il codice su Amazon.it. Quindi noi andiamo qui, buonomobilita.it sul loro sul collegamento. Vabbè, genera il tuo buono, l'ho già fatto. Entro 30 giorni, torna su questa, convertilo in un codice promozionale Amazon e utilizzalo su Amazon.it. Intanto ricevi il prodotto e ti interessa la nostra sezione consultando la nuova pagina. Allora, ancora non è attivo. Purtroppo ancora non è attivo. Sono le 19:49 e sul sito di Amazon ancora non è attivo il processo di conversione dei buoni, come potete leggere. Hanno cambiato la scritta. Fino a qualche ora fa dovevano ancora attivare il tutto e adesso ovviamente c'è qualche problema tecnico. Io penso, spero per domani che sia attivo. Così prendo una bici su Amazon e a posto così. Vabbè, per oggi penso sia tutto. Appena riuscirò a prendere la bici, posterò un nuovo video. Per ora vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video. Eccoci qua di nuovo. Oggi è il 4 novembre, sono le 7:56 in questo momento. Sono entrato nel sito del Ministero dell'Ambiente. Ok, proviamo a entrare per vedere a che punto stanno. Ok, tutta la notte probabilmente c'è stata gente per prendere il bonus perché siamo a 29 milioni, sono rimasti. Prenota un nuovo turno perché probabilmente vede quello dall'altra parte con l'IP. Controlla l'IP 173, quindi effettivamente non c'è nessuno in coda, o meglio, c'è pochissima gente, quindi si entra subito. Ottimo. A posto, andiamo a vedere su Amazon se dovessero aver aggiornato la pagina per richiedere, per trasformare il bonus in un voucher Amazon appunto per la mobilità elettrica. Vediamo un attimo. Ecco qua. Andiamo sul sito di Amazon. Ok, ancora così, vabbè, probabilmente non è che ci hanno lavorato di notte. Vediamo se oggi si sblocca. E niente. Per ora è tutto. Io vi ringrazio per l'attenzione. Appena avrò acquistato una bici, ve la mostrerò in un video. Vediamo un po'. E ci vediamo al prossimo video.